tutti, vi do il benvenuto a nome del Comune di Altare e vi ringrazio perché in questa serata di pre-allerta 2, perché così è, intanto faccio un po' di comunicazione sociale, domani, da domani alle 9 fino a mezzogiorno di domenica è prevista allerta 2, almeno svolto il mio compitino. Questa parte, la parte delle battute che poi battute non sono, sono molto felice di accogliere qui la presentazione del nuovo libro di poesie di Cesare Odera, perché questa serata ha varie valenze. Innanzitutto Cesare è un amico e quindi fa particolare piacere presentare un amico. Secondo è un amico valbormidese, è uno scrittore poeta valbormidese, e terzo penso che sia una delle poche persone che possa vantare questo titolo di scrittore poeta con la S e con la P maiuscola. Non lo dico con piageria perché l'ho detto più volte, penso che siano molte le persone che scrivono, io sono una purtroppo per voi di queste, e però penso che pochi possano veramente essere poeti con la P maiuscola, e Cesare, io sono, lo dico senza paura di smentite, è una di queste. Do anche il benvenuto a Carlo Molinaro, poeta romanziere torinese, che in qualche modo avrà ruolo di critico in questa serata, e a Francesca Leoncini, che è l'illustratrice della raccolta di poesie di Cesare, che si presenta benissimo da sola perché vedete le sue opere esposte. Ottimo. Non ho rappresentato nessuno, anche se sono una cosa. Non speravo in inizio migliore. Colpa nostra, scusate. No, ripeto, penso e spero che questa sia solo la prima, oppure anzi, più che la prima, continuiamo una serie di presentazioni di libri che fortunatamente si sta facendo ad Altare già da molto tempo. Una delle prime, insomma, in qualche modo ci vede me un po' più protagonista per il ruolo che ricopro, però spero che si continuerà, anzi è una promessa che continueremo questa attività in futuro, e quindi oggi abbiamo Cesare ospite, speriamo di averlo ospite sempre più spesso, perché sicuramente è una figura che dà sempre tantissimo, ne abbiamo avuto dimostrazione lo scorso 25 aprile, anzi vi dico che il suo intervento 25 aprile è stato, continuo a sentire pareri positivissimi, perché credo che ogni volta che parla lascia il segno, e penso che lo lascerà anche questa sera. Quindi ancora grazie di essere qui con noi. Grazie a voi. Allora tocca a me cominciare. Beh, io non, fra i miei mestieri non c'è sicuramente quello del critico, quindi non sono qui in veste di critico, per modo di dire. Sono qui soprattutto in veste di amico di Cesare, che conosco da una dozzina d'anni, direi. Dal 2000. Dal 2000 è giusto, cioè ho azzeccato. Da una dozzina d'anni. L'occasione fu una lettura di poesie a Mallade. E da allora siamo sempre rimasti in contatto con scambi di vario genere, siamo diventati amici e con scambi anche poetici. E in questo frattempo io ho pubblicato vari libri di poesie e aspettavo sempre il libro di Cesare, che invece ce l'ha fatto sospirare moltissimo, ma perché voleva evidentemente condensare qualche cosa di e infatti la maggior parte delle poesie contenute in questo libro io non le ho certo lette la prima volta in questo libro, ma le conoscevo già da tempo, si dipanano su un arco temporale appunto abbastanza vasto, ampio. Infatti questo libro, Cesare ogni tanto diceva: adesso sto per pubblicare un libro, ma facevo un po' come quelle spogliarelliste che incominciano a togliersi una spallina per stuzzicare, poi invece prima che si tolgano altro passa ancora un sacco di tempo. Quindi ha creato una forte attesa anche, almeno in chi conosceva e aspettava il libro.
dicendo, atteso che comunque poi è stata premiata da questo, che è un libro di poesie, qui già dalla mole si nota che c'è stata una forte selezione, un distillato proprio delle cose scelte da lui, forse anche dall'editore, non lo so, comunque evidentemente da te, immagino. Sono una selezione forzata, sono avuto una genesi, questo libro è avuto una genesi stranissima. Intanto, chiedo scusa se ti interrompo, perché per maleducazione mia, ciò che non ha detto Davide lo dovrei dire io, devo presentarveli io loro. Carlo Molinaro è, oltre che semplicemente poeta romanziere, io devo dire che è un poeta molto più fecondo e molto migliore di me. Hai detto in qualche momento che tu hai fatto uscire... Ho solo detto che ho scritto di più, non è necessariamente una lettura, insomma, più rompiballe, più... So, anche se ti dà fastidio, posso dirlo, come vi dico, ok, è passato qualche anno, ma lui è stato tra i vincitori del premio Montale per la poesia inedita, che è uno dei... lo fanno ancora... Temo che si sia estinto, dopo più di 20 anni di onorato servizio, ma che era? Queste questioni romane, di enti, di... Che era ai tempi forse il premio più importante d'Italia, quindi questo nessuno lo toglie. La Francesca ve la presento dopo e faccio presentare le opere a lei dopo. Continuiamo. Dopo poi magari fare una cronologia più dettagliata della genesi del libro. Adesso volevo solo dire che, appunto, non essendo un critico, ma essendo invece anch'io uno che fa poesia, vengo colpito soprattutto da consonanze e dissonanze che trovo in questo libro, anche per non ripetere quello che già c'è scritto nella prefazione, che mi sembra una buona prefazione, dove sottolinea appunto quello che secondo me è lo stile di Cesaro, cioè qualcosa di leggero e di narrativo che però rimanda sempre a qualche cosa d'altro, qualcosa di misterioso. Cioè, a volte sembrano delle storie raccontate, altre volte invece sono più liriche, ma rimandano sempre a qualche cosa di diverso, di misterioso. Forse risente un po' anche di queste terre, di queste montagne, di questi luoghi dove quelli di città come me, che sono fondamentalmente un animale urbano, sentono una certa aria di mistero. Io quando faccio il passo di Calibona ho sempre la sensazione di perdermi un po', di passare da una parte all'altra. Quando lo faccio sulla statale, sull'autostrada si percepisce un po' di meno perché le autostrade sono molto neutralizzanti, ma a me piace farlo sulla statale. E non sei io, no? Volare dipende. Beh, ma la montagna ligure sembra, uno dice, ma cosa c'è, due monti dietro Genova? Una volta ho letto di turisti tedeschi che hanno pagato per 3-4 giorni dietro Genova prima che li ritrovassero. Diciamo, ma è possibile? Beh, però è possibile, evidentemente. Guarda, adesso non divaghiamo perché restiamo sulla poi, appunto, per non fare un discorso critico generale, perché non sono capace di farlo, e poi perché c'è già nella prefazione che potrete tranquillamente leggere se avete già il libro o se lo comprerete, come sicuramente farete, chi non ce l'ha, volevo soffermarmi su alcuni punti, prendendo lo spunto proprio da tre versi suoi, così partiamo dal concreto, proprio da qualche cosa che ha scritto lui, e sono i versi finali di una poesia che si intitola Ninetta e il soldato, che racconta di questo incontro appunto amoroso. Ecco, questo prende un esempio di linguaggio molto semplice che dice tutto con grande leggerezza. Ninetta si sdraiò sul prato, il soldato si ninetta e la pioggia di stelle attorno non li bagnò. È un modo delicatissimo di descrivere un incontro d'amore. Però nel finale, qui parla Ninetta, ma mentre avviene questo incontro d'amore, c'è questa frase: e fai piano, disse Ninetta, che la vita non si svegli, che la storia non si accorga. Ecco, in questi versi ho trovato una chiave di lettura di molte cose di Cesare, che racconta molto la vita, che racconta molto anche la storia. Lui è molto interessato anche nella storia, non solo nella quotidianità. Sì,
penso attraverso la quotidianità, ma anche la grande storia, o comunque quella grande storia locale che comunque è grande dalle cose avvenute nella guerra, nella resistenza, che lui ovviamente non ha vissuto direttamente, però è più giovane di me, non l'ho vissuto nemmeno io, che pure sono ben più vecchio, ma che raccoglie un po' per osmosi dalla terra dei racconti. E però il suo modo di raccontare la vita è quasi un modo di raccontare la vita in modo che la vita non si svegli, e raccontare la storia in modo che la storia non si accorga. Secondo me in questi due versi lui ha messo qualche cosa del suo stile, volente o nolente, non so se l'ha fatto apposta, magari sì, magari no, ma non importa. I poeti non fanno apposta, i poeti come gli viene, gli viene. Lui racconta la vita con una leggerezza misteriosa, così che noi seguiamo un percorso, ma appunto, come dicevo prima, rimanga sempre qualcosa di misterioso, qualcosa di non toccato, quasi perché la condizione della poesia è raccontare, della sua poesia soprattutto, è raccontare la vita, le cose, ma in modo che la vita non si svegli, perché se la vita si sveglia, irrompe con l'altro, accende le luci, magari butta all'aria le cose, scompiglia quel momento che non si riesce più a vedere, non si riesce più a leggere. E anche la storia fa qualcosa del genere. La storia può intanto banalizzare, la storia è memoria, ma può anche essere banalizzazione, cronaca. Un momento come quello detto di in questa poesia, ma si può estendere a molti altri momenti. Se non è raccontato nel modo giusto, se non è raccontato con la leggerezza del poeta in questo caso, rischia di diventare cronaca, rischia di diventare un racconto anche banale, al limite qualsiasi, al limite volgare, mentre la poesia va a cercare la vera essenza, che forse ha bisogno che la vita non si svegli, che la storia non si accorga, in modo che rimanga uno spazio altro dove passa un'altra verità, un altro sentire. Perché mi hanno colpito questi versi? Perché noi siamo molto amici, ci scambiamo sempre poesie, eccetera, e forse, anche se magari solo a un livello superficiale, perché nel profondo poi le cose si mescolano sempre, è un modo abbastanza diverso dal mio di fare poesia. Il mio modo di fare poesia è più un tentativo, ovviamente velleitario, di svegliare la vita e svegliare la storia. Io cerco più di prenderla a pugni la vita, ti dico sveglia, dice voglio entrarci dentro, buttarla fuori, esagero, infatti scrivo troppo, faccio cronache. Questo per dire che ci sono modi diversi di fare poesia che possono anche colpirsi reciprocamente, magari proprio perché uno, lui, fa diverso, nota di più e penetra di più in quello che fa l'altro. Non essendo un critico, appunto, io mi baso su questo per avere delle risonanze. Queste storie che poi si dipannano su tutto, appunto. Ci sono storie d'amore, potremmo così dire classico, uomo, donna, ragazzo, ragazza. E poi ci sono storie di infanzia, di vecchiaia, spesso tutto mescolato insieme, storie di paese, storie di tragedie, grandi, piccole. Un'altra chiusa importante di una poesia è quando lui chiude una poesia dicendo che hanno già seppellito anime a perdita d'occhio. Anche questa è una bellissima immagine, perché l'anima è una cosa che non si vede tendenzialmente con gli occhi, quindi anime a perdita d'occhio è già una bellissima immagine in sé. Ma poi il seppellire anime è ancora come un'ulteriore protezione, direi quasi. Cesare è molto protettivo, è protettivo sulle persone spesso, giustamente, è protettivo anche su ciò che racconta. Racconta tutto con un certo pudore che non è però paura di raccontare, è un voler, come dicevo prima, creare uno spazio sotterraneo in cui le cose possono esistere, dipanarsi, e tu entri in quello spazio e le vedi, non loro che escono al sole a farsi vedere. Io faccio un po' il contrario, non è che sia un metodo migliore, però questo è un metodo molto affascinante. Quindi intanto ho citato due poesie che secondo me sono tra le più belle del libro, questa Ninetta il soldato e l'altra Il giorno che Luca volò, è quella che termina con anime a perdita d'occhio. Penso che non sia il caso che io mi dilunghi ulteriormente. Ho dato uno spunto, appunto, detto che non sono un critico, non sto a fare tutto il discorso su che cos'era poesia, eccetera. Mi verrebbe male e sarebbe anche noioso. Quindi
passerei la, la parola a lui chiedendogli appunto come spunto di partenza, poi ci racconti quello che vuoi, se vuoi ancora raccontarci un po' meglio, l'hai già accennato prima, come, come nasce questo libro, cioè che praticamente ha cominciato a nascere 10 anni fa in un certo senso. Sì, addirittura prima. Intanto grazie Carlo, perché una delle cose più affascinanti di quando io trovo, ed è successo 2 volte, non è che sia successo tante volte, e nella mia vita mi trovo un mio libro in mano, cioè un libro oggetto fra altri oggetti, mi rendo conto che la genesi di questo libro, o meglio il viaggio di questo libro, non è ancora finito, perché tu hai detto delle cose che, per esempio, di cui io non mi ero assolutamente reso conto. Ognuno ha mi dà un'interpretazione, ogni lettore mi dà un'interpretazione che io non avevo nemmeno colto. E ma questo è il bello della poesia, la poesia che funziona. Cioè, questo mi ricorda sempre la famosa immagine, non ricordo più se di Wittgenstein o di qualcuno, che era quella della mela, che io tendo sempre ad applicare alla poesia. Ossia che il gusto della mela non sta nella mela, ma sta nella bocca di chi la mangia. Ed era interessante questa questione qua, insieme alla famosa questione del rosso. Se io vi chiedessi di pensare al rosso, molto probabilmente voi in questo momento, se pensate al rosso, state pensando a quanti siamo, 20, forse 20 sfumature di rosso differenti, e né io né voi ci possiamo fare niente. È per quello che diventa difficile, e Carlo ha perfettamente ragione, il mestiere del critico è assolutamente noioso e assolutamente vendettario. Cioè, quando con questo mi scusate i critici. Appunto, perché è un mestiere difficile, che chi ardisce farlo, onore chi ardisce farlo. Sì, sì, no, assolutamente. Però ogni volta che io apro un testo di estetica mi trovo molte volte a pensare che sia scritto da qualcuno che ci parla delle stelle senza aver mai guardato il cielo, non c'è così. Questo succede, infatti i critici buoni sono pochi. Molto pochi. Tornando al libro, la genesi fisica del libro è presto detta. Questo libro raccoglie testi che vanno, i più anziani risalgono al 2003, i più giovani al 2011, ovviamente essendo uscito all'inizio del 2012 non ci sono poesie di quest'anno. La genesi è stata travagliata, è stata figlia della storia mia, quindi io ho fatto un sacco di cose in questi anni e avevo anche accantonato la poesia. E poi si tratta, infine, quello che ho in mano adesso è infine un progetto che non è per nulla pensato, o meglio non è pensato in termini di libro compiuto, ma è la sintesi di 3 progetti differenti. Prima, un libro che doveva, questo libro contiene 29 poesie, se non sbaglio, doveva avere un titolo diverso e uscire con un editore diverso circa 3 anni fa, e mancavano alcune poesie che sono nel frattempo state inserite, e ce n'erano molte di più, ce n'erano un centinaio di poesie. Poi non se n'è fatto niente di quel contratto editoriale, successivamente è stato smembrato in 2 parti diverse, qualcosa è uscito, qualcosa no, poi ne sono state aggiunte altre, insomma, vabbè, alla fine quello che è questo, che è il figlio di una selezione, di selezioni che è stata mandata al premio internazionale Fortini, che poi, dove poi è stato premiato, e quindi il risultato è sostanzialmente questo. Ho fatto una selezione, ma non una selezione critica, cioè non ho pensato a questa ci sta, questa non ci sta, per motivi tematici. Le poesie si somigliano e mi somigliano, ma perché sono poesie che in questi anni in qualche modo sono cresciute con me. Però in realtà la selezione è stata una selezione di qualità. Molto è andato a finire per terra, qualcosa è stato recuperato in un secondo tempo, molto del materiale che è andato a finire per terra meritava di rimanere dove era. È un libro a cui sono molto affezionato, perché quando lo leggo dall'inizio alla fine mi accorgo che però mi somiglia molto. Per la genesi spirituale è più difficile per discorsi che ho fatto prima, più che altro perché la genesi spirituale sarebbe figlia di una poetica, quindi del credo di un poeta. Il mio credo di poeta è molto 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 vago.
quindi non so, non saprei cos'altro aggiungere. Sono stato fortunato a trovare un editore che ci crede, perché la CFR e Gianmario Lucini ci credono molto, il libro è andato bene, siamo all'alba appunto della terza ristampa, che per un libro di poesia è un traguardo, secondo me non è affatto malvagio, non l'ho mai visto nemmeno nei grandi libri fortunati, quindi nella commedia, al canzoniere, non ho mai visto la scritta bestseller sulla copertina dei libri di poesia, quindi diciamo che possiamo accontentarci di una terza ristampa. No, penso che potremmo entrare nel vivo magari con la lettura di una poesia o presentare prima Francesca, come lo facciamo? Perché no, ecco, abbiamo... perché, ecco, questo è interessante perché nella, dalla genesi di questo libro, quando io ho chiesto a Francesca se aveva voglia di illustrarlo questo libro, quelle bellissime illustrazioni di cui gli originali vedete alla nostra destra e alla nostra sinistra, insomma. E ce ne sono alcune che non sono più entrate proprio per questo. Però sulle illustrazioni vorrei che dicessi qualcosa più, insomma, come sono nate via discorrendo. Dunque, anche queste acquarelle, queste illustrazioni sono nate da tutta una serie di bozzetti preparatori, di schizzi. È stato un lavoro abbastanza lungo, ma perché comunque leggere le poesie di Cesare ogni volta dava degli spunti diversi, delle idee diverse, delle sensazioni, e quindi veniva proprio voglia di buttarle giù, detto proprio in parole povere, no? Buttare giù. E alcuni degli schizzi preparatori, una minima parte sono io sul tavolino, e io quando leggevo queste le poesie di Cesare, alcune le ho illustrate in un momento importante della mia vita, perché aspettavo la mia bimba e quindi le leggevo ad alta voce perché ero convinta che anche lei ascoltasse. L'unica eccezione è per questo acquarello qua, che è l'illustrazione del giorno che Luca volò, che, come diceva Carlo, è splendida, è veramente splendida. E non ci sono bozzetti preparatori o schizzi, perché io appena ho letto quella poesia ho voluto proprio, mi sono vista davanti questa immagine e l'ho fatta così come mi è venuta. Ci sono anche degli errori, perché secondo me ci sono degli errori, però l'ho voluta lasciare così proprio perché è quello che mi ha suscitato in quell'istante. Non ho sentito il bisogno di doverla cambiare, certe cose non me le so spiegare, però ci provo. E niente, io volevo ringraziare tanto Cesare perché mi ha dato, cioè questa è stata proprio una prova di fiducia, perché ha voluto collaborare, abbiamo collaborato e io sono stata contentissima. E sono io che ringrazio te, perché insomma lavoro. Poteva anche scegliere qualcun altro, invece certo. No, a parte gli scherzi, sono veramente contenta e non finirò mai di ringraziarti. Spero che, perché io sono sempre molto critica per quanto riguarda i miei lavori e non sono mai convinta di tutto, però mi auguro che questi acquerelli vi trasmettano una piccola parte di quello che le poesie di Cesare hanno trasmesso a me, perché a me hanno trasmesso veramente tantissimo e spero che di essere riuscita anch'io, ecco. Io ho finito, perché quelle parole non me la cavo neanche con il disegno, forse, però... Per quanto mi riguarda, a trasmettere a me sei riuscita. Sono io che ringrazio te per il lavoro fatto. Non è che sono io ad aver scelto te, ma ci siamo scelti a vicenda.
volevo fare presente a tutti che, visto che non siamo grandi esperti di marketing, no? Che comunque tutti gli originali sono in vendita, giusto? Sì, sì. E anche i bozzetti e anche qualche stampa, poi per ulteriori informazioni rivolgersi all'autrice, giusto? Va bene, grazie. Anche quei libri sono in vendita. Cioè, anche i libri sono in vendita. Perché? Anche i libri sono in vendita, trovate anche dei libri, gli ultimi due e invece il libro totale, giusto? Sì. Di Carlo. Gli ultimi due che sono rinfusi, la cosa, una città. Una città, rinfusi, e invece la parola rinvenuta che c'è in una coppia. Sì, una coppia, tanto da vendere, sì. Non è che un pezzo ne venda più di una, no? Ok. Che contiene tutte le poesie di Carlo, fino al 2006, quando è stato stampato. Bene, io non direi di non tardare oltre. Io avevo preparato giusto un assaggio di questo libro per voi, che sono quattro poesie, poi adesso a gran voce leggiamo anche il giorno che lo cavolò e poi vi dico. E poi un saluto un po' particolare, un saluto un po' speciale che vi volevo fare questa sera. Che è un codice di colori, mi pare. Codice rosso? Sì, io non tendo sempre, per il discorso che ho fatto prima, ovvero che ognuno di voi probabilmente mi leggerà sfumature differenti durante la cosiddetta lettura individuale, tendo sempre a non spiegarle le poesie se non è strettamente necessario. Questa qua, giusto per dire tre parole, è una poesia scritta in Piemonte, una delle poche che parlano di Piemonte, ed è una di quelle che mi piacciono di più, ed è sostanzialmente una poesia che parla dell'esotico dietro l'angolo, di come è cambiato il Piemonte, insieme con tutto il resto di questo paese, e da quando ero ragazzino a adesso, che nonostante Davide mi abbia definito giovane poeta, di cui lo ringrazio, continuo a farlo, comunque ho già 35 anni. E tutto il mondo del Piemonte, mi rendo conto di come in Piemonte i centri commerciali e le rotonde crescono dalla notte alla mattina. Immagino cosa significhi per un contadino di Mondovì essersi trovato davanti a Mondovì un giorno. E questa è proprio una poesia che parla del Piemonte. E si chiama La nostra stanza in un paese caldo. Siamo soli tu ed io, al Montella Sio. La nostra stanza è in un paese caldo. Siamo soli come due soldati che disertino la pace, come due preti in cerca della loro anima, come due giovinezze in fuga dal furore di due studentelli. La parola Caraibi ti casca dalle labbra come polvere, mentre tutto attorno a noi è outlet, è megastore, è nightclub, è disco pub, è veicoli commerciali d'occasione, è sconto, saldo, prezzo pazzo, mentre tutto attorno a noi è l'ultimo ritrovato contro le zanzare, è Sara e Giulia, che a questo crocevia 5 anni fa, dice la lapide, l'auto di un folle ha travolto e tolto il tempo. Siamo soli tu e io, al Motel Azure. I vecchi del bar allungano occhiate malinconiche sui tuoi fianchi, la rosa del tuo vestito al primo giro di vento. La tua schiena nuda come nuda è la terra. Non che non abbiano donne qui. No, non è questo. La bellezza germoglia a fior di guerra dove la terra è di nessuno e che non hanno te qui. Non hanno la donna in cui il cuore è leggenda. Ti fermo in una fotografia. Appena oltre le spalle sbiadiscono il Motel Azur, le catene dei monti e delle responsabilità che a lungo hanno atteso la resa dei nostri propositi come amanti pazienti. Letti sfatti di fretta. È ben grande questo Piemonte, dici. Eppure in questi anni nazioni intere si sono sdraiate a piedi corde sulle carte, mentre dalla fotografia quel tuo cuore clandestino sconfina e sconfina e sconfina nelle mani di chi non ti conosce e chiede chi sei.
chiamo Carlo, il giorno che Luca volò. Il giorno che Luca volò non prese a rincorsermi. Saltò nella luce coi piedi in preghiera tossendo il tuo nome. Dalla collina dove il vento sbatteva i ricordi come usci socchiusi, non fu la farfalla. Luca fu l'aquilone alla bufera. Quell'unico filo che lo allacciava alla terra lo reggeva lui stesso nelle mani bianche, nei gusci cavi degli anni. E i tamburi di Dio rullarono che venti erano pochi, l'età pronta a gonfiare ogni gonna, a strusciare i pensieri come cosce immacolate, ad armare la canna per mestiere o cortesia d'ormone. Ma nessuno durò la fatica di informarlo che si poteva pasteggiare soltanto con le unghie curate, aveva forza di pentole eterne, e se anche ci fu chi chiamò, quegli strilli si persero come peti e calici versati. E Luca vagliò calmo l'altare su cui immolarsi, beve una volta di più per quelle voci, per i loro mandanti, nel nome della zavorra che lo tirava a fondo, per il tuo amore che l'aveva piegato come un crampo, e finalmente si tuffò dalla cima del secolo aguzzo a nuotare nel lago del tempo con un grido di cascata. Non fummo in molti a spingerci sopra a vedere. Lo pianse la madre, chiedendosi quanto rumore occorresse alla vita perché si facesse uno per tutti il silenzio. Lo piove svelto il tuo sguardo, e il tuo sguardo aveva il tono del cielo di chi lo trovò. Quando i prezzi nelle vetrine ghignarono, quando l'oro del grano ondeggiò nella brezza magra dei borsellini, quando gli zoccoli della collina sanguinarono e le palpebre incredule delle ragazze ronzarono come ali di mosca. Lo cantarono le campane, in un tardo pomeriggio di settembre. Lo canto io oggi, più morto ancora, lontana ormai la sua mattanza. Ma per noi allora non fece differenza. Ricordavamo le fughe improvvise dei passi dei soli, il gelo di certe stanze per gli ospiti, sempre deserte, spoglie, i sudari avvolti nella polvere. Sulla collina avevamo già seppellito gatti e cani, una volta un ranocchio, e anime a perdita d'occhio. Io ne leggerei ancora una prima di farvi questo saluto particolare, poi se volete possiamo continuare o andare a bere o fare quello che volete. Questa ci tengo perché è quella che preferisco ed è anche una delle più recenti e si chiama Il Cavaliere a Dondolo, che non ha nulla a che fare con quel cavaliere che per 17 anni ci ha sfondato in Marocco. No, che anche Maroni non ha niente a che fare con l'ex ministro dell'interno. Perdutamente me ne innamorai. Mi fu sufficiente sognarla una notte soltanto con tutte le sue cosine al loro posto. L'indomani mi presentai al cospetto di quel corpo e mi gettai in ginocchio. La spada, che si staccò dal suo busto, fu calata su entrambe le mie spalle, la destra, poi la sinistra. Ricevetti l'incarico di proteggerla dalla fabbrica d'angeli d'oltre confine, che il governo comunista s'accingeva a mettere in marcia e divenni un cavaliere, parte di una stirpe rada e fragile come i capelli di un vecchio. Presi per me un lungo istante di silenzio. Molti di voi avrebbero confuso la preghiera con la consapevolezza dell'aver finalmente un Dio. Io realizzai la mia fede come un cieco che torna a vedere. Quando finalmente alzai la testa, compresi che non sarebbe stato sufficiente contrabbandare poesia attraverso frontiere sguarnite fra uomo e uomo. La mia bruttezza spiccava sul volto della mia dea con la stessa arroganza di un ladro leporino. Sarei dovuto diventare un delatore, un bullo, scrivere le cose migliori sui cessi dell'Accademia, schierarmi dalla parte dei carnefici, ingarbugliare il tempo in inutili risse con la mia fragile natura, sostenere a forza di slogan pacifisti la sventura che mi annotava la lingua. E così feci. Il mirino dello sguardo mi fu puntato su un'invitante somma di denaro e cominciarono i giorni dell'ambizione e della gentilezza. Il buio in fondo è un gran bel posto da dove guardare le stelle. Minacciai il suicidio per tenerla lontana dall'alba e masticai la sua tenerezza che si insinuò attraverso la mia stretta gola di fumatore per arrivare nel cuore della notte. Ma qualcosa andò storto. Né il mio debole spirito né il governo comunista furono capaci di salvare il regno. Lei mi stava ancora innanzi, immensa e maestosa come solo una donna nuda sa essere, una statua d'oro senza odore. Eppure io fui tanto attento da raccogliere il suo profumo dal vento e decisi che non sarei stato veramente libero
fino a quando anche l'ultimo monumento all'ultimo dei dittatori, l'amore, non fosse stato abbattuto. Era un imperialista delle emozioni, il legislatore assoluto dei sentimenti. Per questo la statua cadde. Il santuario del potere fu dato alle fiamme e celebrai l'alba come il grande evento che avrebbe finalmente messo fine all'orrore e alla sofferenza degli amanti. Salutare è il gesto di chi cancella l'altro dalla lavagna del mondo. Lei mi salutò come si saluta da dentro una fotografia. Io le sorrisi come si sorride a un ricordo. Perché noi sì, ma il mondo no. Il mondo non scrive storie che finiscono con l'amore. E adesso ringraziandovi veramente tanto per la pazienza, per l'attenzione, di esistere, di essere qua questa sera, faccio una cosa che di solito faccio sempre a ogni lettura. Finisco con un omaggio a un poeta, a un altro. Questo è il mio modo di salutarvi. Poi chiedevo a Carlo se aveva voglia, visto che abbiamo Carlo Molinaro qui, di leggere almeno qualcosa di suo. Il mio modo di salutarvi questa sera è leggervi qualcosa da un poeta bosniaco che si chiamava, visto che non c'è più, che si chiamava Izet Sarajevic, pochissimo conosciuto, ma che vi assicuro è un bel modo di salutarci. Questa si chiama Nati nel 23 e fucilati nel 42. Questa sera ameremo per loro, erano 28, erano 5.000 e 28. Ce n'erano più di quanto amore ci sia mai stato in una poesia. Ora sarebbero padri, ora non ci sono più. Noi, che sui marciapiedi di un secolo abbiamo sofferto le solitudini di tutti i Robinson del mondo, noi che siamo sopravvissuti ai carri armati e non abbiamo ucciso nessuno, mia piccola grande, questa sera ameremo per loro. E non chiedere se potevano tornare. Non chiedere se si poteva tornare indietro mentre per l'ultima volta rosso come il comunismo bruciava l'orizzonte dei loro desideri. Attraverso i loro anni senza amore, trafitto e ritto, è passato l'avvenire dell'amore. Non ci sono stati segreti di erba schiacciata, non ci sono stati segreti di bluse sbottonate, non ci sono stati segreti di gigli lasciati cadere da mani stremate. C'erano le notti, c'era il fino spinato, c'era il cielo che si guarda per l'ultima volta, c'erano i treni che tornano vuoti e squallidi, c'erano i treni e i papaveri. E con essi, con i tristi papaveri di un'estate da soldati, con un magnifico senso di imitazione si batteva il loro sangue. E intanto sui Kalemegdan e sulle prospettive Nevsky, sui boulevard del sud e sui quei degli addii, sui campi dei fiori, sui ponti Mirabeau, meravigliose anche quando non amano, attendevano le Anne, le Gioie, le Jeannette, attendevano il ritorno dei soldati. Se non fossero tornati, avrebbero dato ai ragazzi le loro spalle bianche mai abbracciate. Non sono tornati. Sui loro occhi fucilati sono passati i carri armati. Sui loro occhi fucilati, sulle loro marsigliesi mai cantate fino in fondo, sulle loro illusioni crivellate, ora sarebbero padri, ora non ci sono più. All'appuntamento d'amore ora attendono come tombe. Mia piccola grande, questa sera noi ameremo per loro. Izet Sarajevic lo trovate, questo libro è quasi introvabile, però riuscite forse a beccarlo via internet. Si chiama 30 febbraio, è uscito per l'edizione di San Marco dei Giustiniani di Genova. E ve lo consiglio veramente caldamente. Dopo il mio, però. Beh, se io posso leggere la mia poesia, condizione che poi dopo tu ne legga ancora una tua, perché non è bello che chiuda io con la mia poesia questa serata, che è una serata tua, e vorrei che dopo tu leggessi proprio questa di Ninetta e Soldato, che mi piace particolarmente. Stavo guardando se avevate la classica faccia da lettura di poesia, che più o meno dopo un po' è questa. Per concludere, sono piuttosto anche bravi, e quindi leggo questa. Io non so mai come scegliere, ma la scelgo perché in un modo del tutto misterioso, che però riguarda solo me,
quindi non c'entra niente con la poesia, ma è un gioco, si collega a questo libro di Faraidwich, nel senso che cioè non si collega per niente, ma io ve lo dico in modo, in modo confidenziale, che il libro di cui si parla nella poesia è questo. La poesia si intitola "Ti leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore", quindi parla di tutt'altro. Però può essere interessante sapere che il libro che leggevo, "Nudi nel letto dopo l'amore", a una donna, era questo. Questa copia qui, perché questo poteva creare dei problemi. Ci siamo scambiati parecchia poesia, però no. A volte anche prestati dei libri. Sì. Però non era quella, no, okay. Ne possiedo una coppia. Perché poi i libri di poesia in realtà si trovano, cioè si trovano quelli di Faraidwich, si trovano i suoi, si trovano i miei, in realtà chi li vuole trovare alla fin fine li trova, poi oggi con internet si trovano abbastanza, sì. Non si trovano magari sul bancone di no, quella abbastanza. Vabbè, allora leggo questa poesia giusto per come biglietto da visita, così, perché sono venuto qui, e poi tu concludi con. Ti leggevo poesie nudi nel letto dopo l'amore. Non avevamo 20 anni, non era tanto tempo fa. Era oggi pomeriggio e avevamo più di 100 anni fra te e me. Ti leggevo poesie nudi nel letto. Non è un ricordo lontano perso nelle nostalgie. Era oggi pomeriggio con un cielo grigio e azzurro mescolato dal vento e i colori vivaci sul terrazzo. Non avevamo 20 anni, non era un tempo lontano. Era oggi pomeriggio ed era la prima volta in vita mia che leggevo poesie nudi nel letto. Tu, la prima volta che qualcuno te le leggeva. E sono nudo al tavolo adesso che scrivo, mentre tu sei quasi addormentata sulle lenzuola spaiate di due verdi diversi, recuperate insieme per questa casa che sembra di studenti squattrinati. E di oggi pomeriggio la luce sui coppi dei tetti, le mansarde di fronte abitate da slavi e magrebini. Se dico questo secolo, intendo dire il 21esimo, il nostro. Nel 900 non ti ho conosciuta, ma ora ti ho letto poesie per la prima volta nudi nel letto, le lenzuola spaiate di due verdi diversi spinte via dalle gambe, fresche ancora del nostro sudore. Io ho sentito che erano due. No, no, io ho detto... Ho detto lui. Di sicuro? Ho detto lui. Ma se non dici che ho detto due... Ma se non sapevo di aver detto una. Comunque... Ho detto due, vero? Ho detto due. È già una bellissima. Signor Sindaco, lei che è l'autorità massima, ha detto lui. Due, due. No, è una bella. Questa è la dimostrazione che i politici esagerano. Due, vabbè, questa che è una breve, brevissima poesia, si intitola "Stelle vicine", un modo di parlare di stelle che invece poi sono una cosa molto più vicina, appunto. Non mi intendo del cielo, riconosco costellazioni ogni tanto per caso. Una che so è la cintura di Orione, l'ho ritrovata subito in 3 nei che hai fra seno e seno. 3 puntini in fila verticale che si inclinano scendendo giù dalla parte del cuore. Se con la mano li sfioro, scommetto, ti si increspa la pelle. Queste stelle le amo meglio che quelle del cielo, perché le posso toccare col dito, se tu permetti, e loro mi rispondono. Allora la chiudiamo con "Vienete a soldare". Se poi vuoi leggere un'altra tua, perché anche tu mi pare che hai sentito due. "Vienete a soldare" è quella che abbiamo citato prima, che è molto più interessante effettivamente per me che per voi, perché è una delle poche scritte da soldato, ero io soldato. Quindi ero io su Milita, quindi era molto bello per me. Queste poesie d'amore sono sempre le migliori per il poeta, soprattutto anche io preferisco. Era la notte di San Lorenzo.
e qualche stella doveva pure essere caduta via anche dalle spalle spioventi dei generali e dalle polverose galassie degli alberghi. Se il soldato prese la mano di Ninetta, e a Ninetta cadde un fiore dalla mano. Se Ninetta strinse forte la mano del soldato, quella mano da fucile, e da quella mano cadde un fucile. E Ninetta si sdraiò sul prato, e il soldato su Ninetta, e la pioggia di stelle attorno non li bagnò. Qualcosa di strepitoso, inimmaginabile, doveva essere accaduto la notte che Ninetta disse al soldato di prego sii dolce, se il fiore e il fucile dormirono l'uno accanto all'altro come due limpidi solitudini, senza ormai padrone sotto il cielo di tutti. E fai piano, disse Ninetta, che la vita non si svegli, che la storia non si accorga. Direi basta? Ce la caviamo, basta? Ancora una? Sì, una che scegli tu, dai, questa l'ho scelta io, quindi concludi con una che scegli tu. Allora, visto, fatemi fare, ho una preghiera, se volete, io ho una religiosità latente che è il credo del poeta, anzi prendiamo questo, ormai ho iniziato a credere un po'. Sono convinto che una sera con un amico prete, il quale mi ha chiesto appunto se ero convinto, se credevo che la Bibbia fosse stata dettata dallo Spirito Santo, io ho detto che tutti i libri, grosso modo, sono stati dettati dallo Spirito Santo. Sono stato anche sbattuto fuori da San Pietro qualche mese dopo. Però sono convinto di questo. Quindi una preghiera al facciamo. Il paradiso a pareti di carta. Ti ho cercato in cielo, in terra, in qualsiasi altro posto, ma non ti sei lasciato trovare. Ho creduto in te contro ogni evidenza, che tu fossi un seguace della bellezza, che istituissi processi equi, che tuo figlio sapesse sul serio saper fare i calzari. Ho desiderato di incontrarti quando non sapevo che strada prendere e venivo verso di te. Ho aspettato che una tua risposta cedesse al silenzio quando non sapevo da che parte stare e stavo dalla tua parte. Quando quel giornale di domani appiccavo il fuoco al gran mucchio dei miei giorni buttati, ho levato a te un grido altissimo e ho tremato di vertigine precipitando dal mio punto di vista, mentre i tuoi santi se ne stavano con l'orecchio incollato alle pareti di carta del paradiso e gli angeli tacevano imbarazzati, incerti se fosse o meno il caso di intonare un qualche coro. Mi sono fatto avanti, ti ho dimostrato che ci sapevo fare, ho steso, nella lingua che mi hai insegnato, il lungo curriculum della mia pluridecennale esperienza di peccatore al servizio della concorrenza, ma non mi hai mai preso in considerazione. Per molto tempo ho sperato che tu fossi una donna, mi ero fatto un'idea di te assai simile a quella che ho dell'amore, prima che sollevassi il velo dei secoli e svelassi la tua autentica volontà, mi hai separato dal biondo dei miei capelli, che da te cadono e a te ritorneranno, e hai permesso ai miei occhi di assistere liberamente allo spettacolo della tua mano che scendeva ad appannare tutto ciò che è bellezza e rendeva ogni cosa a misura d'uomo, della giusta taglia, a portata del mio braccio. Ti ho scritto centinaia di lettere d'amore e più d'una era un atto d'accusa alla mia voglia di te. E ora, Signore, ora mi è giunta perfino voce di essere il tuo più grande capolavoro. Calco i confini appena accennati del tuo universo in perpetua espansione e innanzi al primo specchio per allodole rifletto il fatto che sei un artista modesto. Termino io solo per dire ringraziare ancora Cesare, Francesca e Carlo, perché nel mio ideale di presentazione di poesia, di un libro di poesia, è proprio questo. Una presentazione breve, intensa, incisiva, ed è un po' come, non so, visto anche la mia immagine, le poesie le abbiamo lette, le abbiamo viste, e è un po' come lanciare un sasso in uno stagno, si formano delle onde che noi possiamo cogliere, oppure girarci e fregarcene. E io spero che in serate come questa a tutti noi venga voglia di lanciarne altri sassi negli stagni. E vorrei fare un ultimo ringraziamento, non meno importante, a Cristina, Omar e Carlo che ci ospitano qui.
qui questa sera, spero ci aspetteranno anche tante altre sere. E questa mattina ho ricevuto un messaggio che una persona di cui non cito perché si emozionerà, dico solo che il nome inizia con T e finisce in Iziana, qui davanti a me, che mi scriveva, scusate lo sbaglio, va bene la poesia ma se magna, e ringrazio Tiziana perché questa mattina è una mattinata, l'ultima mattinata di una settimana particolarmente difficile, e mi ha fatto veramente ridere tantissimo. E ringrazio Cristina che come ogni volta ci delizia con le sue splendide torte, e quindi anche per questo la ringrazio. E già qui mi piacerebbe reinvitare Cesare al più presto, perché ormai si è diventato nostro ospite graditissimo. Sei venuto il 25 aprile, sei venuto oggi, ti vogliamo. Sono contentissimo. Quindi scrivi presto un altro libro e sicuramente, sicuramente lo presenteremo molto volentieri. Io le bellissime parole che abbiamo sentito e non vorrei inquinarle troppo con le mie, e quindi grazie veramente ancora. Grazie. Grazie mille a voi dell'ospitalità, veramente. E io tra l'altro domani vengo alla fiera, anche tra un libro e l'altro vengo. Speriamo.